se uno slargo da qualche parte si può mettere un'isola ecologica, in modo che potete competere lì. Appena al comune, ci sta un garage grandissimo. In mezzo alla piazza, dove sta l'ufficio? Affianco all'ufficio sta una cosa grandissima, che l'isola per non alla dinta di vetro, di plastica, sarebbe proprio, secondo me, a occhio. Quindi se un garage vicino a Viespe dove abbiamo dell'ufficio del comune, ma dice, ma devono fare una cosa brutta. Il ponte al macellaio. Casino di questa palla è una cosa importantissima. Con loro si è anche pensato di stabilire quali posti sono più adatti per poter metterci un po' di e questo lo facciamo insieme. L'importante è fare porta a porta, che già in qualche modo noi partiremo a settembre, adesso non siamo pronti. Però possiamo mettere primo settembre, ma se già lo comunichiamo e lo diciamo, le persone si iniziano ad abituare. Sì. Però potremmo mettere delle isole ecologiche in alcuni posti dove magari però scegliamo insieme. Noi cerchiamo che poi voi collaborate con noi. Sì, lo dobbiamo fare. Persone che capiscono e persone che non capiscono. Tavole, sedie. Non è solo il problema della spazzatura. È tutto. Ma nel momento in cui partiamo e partiamo bene, poi chi sbaglia, poi uno ci fa la sanzione. Si dovrebbe vedere se era possibile far salire i vigili urbani qua sopra, perché qua è zona franca. A volte c'è un matrimonio, a volte c'è zona franca, assolutamente. La polizia gira ogni tanto, sì, ma i vigili urbani che vengono anche per controllare. E non si può sposare, perché a volte uno... Ma mi mi raccomando, la che può fare? Vabbè, al posto 50esimo ci pensiamo, non ti preoccupare. No, l'hanno... Arabo da Vosi Ramonez. Ricito là, signor Sindaco, guardate là, la trattoriale nell'effetto della raccolta differenziata dei rifiuti, pallone di prego, di lasciare, spazio. E cartone, a Munnezza, e ben, chi si deposito a Munnezza, la sera è gingudo, chi si. E mo porto in decassonetta a Via Roma, che lo laga da in decassonetta. E tutti i giorni, non so come si chiama, ha detto Munnezza? La SIA. Viene qua tutti i pomeriggi e se ne appiglia l'umido. No, l'umido, non esausto, è una ditta privata. Sì, viene la bocca, quello viene una ditta privata. L'umido viene là? Facciamo un accordo. Viene la SIA tutti i pomeriggi a prendere l'umido. Volesse che venisse pure la sera, perché la sera non viene. Se venisse pure la sera fossimo notare, perché la sera me la lasciassi papà di acqua, questo è tutto umido. Se ce l'ho la prima. No, boh, è un po' già rapito. Ora ti porti guardia. È tutto umido. Questo è ottimo umido. La sotto è umida e mo c'è chi state, posso neanche non hai più che tengo lì. Tutti i pomeriggi viene a svegliare l'umido alla sera.